una volta? Ma no, non era una volta. Questa storia si svolge nel Medioevo e basta. D'accordo. Questa storia si svolge dunque nel Medioevo. Quel giorno era in corso una gran festa in onore del re. Che difenderà i miei colori nel prossimo combattimento. Contro chi tenzonerà il giovanetto? Ah, dovrà combattere contro il barone nero. Eccolo che arriva. Sire, accettate di fare una scommessa con me. Io gioco 10 scudi sul barone nero. D'accordo, d'accordo. Questo poi. Quando è così? Ditemi, sire, chi è quel... Scusatemi, ma chi è quello strano individuo? Solfami? In effetti è un tipo piuttosto strano. Per esempio, crede di essere un grande musicista. Oh no! E pretende anche di cantare. Nobili signori e gentili dame, udite la toccante e trionfale ballata che celebra la vittoria del mio amico, il grande John! Are dunque mi si creda, simme summe tra la riderà, or dunque mi si creda, per due si giostrerà, e ardua la quintana, simme pumme tra la riderà, chissà chi vincerà da destra e da sinistra, simme fumme tra le liderà, da destra e da sinistra la folla grida urrà, la folla grida urrà, e la color del cielo, simme fumme tra le liderà, e la color del cielo, lo scudo del guerriere, se l'ode vi è piaciuta, simme pumme tra la riderò, se l'ode vi è piaciuta, ve la ricanterò. Oh, shit.
Sire! Sire! Un mercante è arrivato ora al castello. Desiderate vederlo? Un mercante? Oh, sì! Vengo subito, arrivo! Arrivo! No! È Messer Solfami che desidero vedere! Solle mi fa! Ho qui delle cosucce per lui che gli interesseranno! Sai! Ma insomma, dov'è? Avete delle cose da mostrare a Solfami? Sì, sire, proprio così, sire! A Solfami! Ebbene, andatelo a chiamare! Agli ordini, sire! Ma che cos'è? Roba da mangiare? No, lo trovereste indigesto! Aspettate, ve li mostrerò! Non crederete ai vostri occhi quando vedrete queste piccole meraviglie! Ma non voglio mettere a dura prova la vostra pazienza, bando alle ciarle e alle chiacchiere! Ma ammirate questi splendidi oggetti che vi offro a dei prezzi! A dei prezzi! Che battono l'intera concorrenza! Prendiamo, per esempio, quest'arpa irlandese, la cui cassa di risonanza è in legno di cetro. Oh, ma udite, che accordi melodiosi! E questa tromba, un pezzo di rara bellezza e della sonorità... soave! E quel liuto, che canti serafici! E quello? Quell'ora mi sfugge il nome. Ma comunque ne fa di rumore, eh? E poi ho anche un vecchio triangolo. Flauto. Oh, inaudito. Ma siete pazzi? Ma vi rendete conto? Presto, sparite voi e la vostra roba. Solfami potrebbe arrivare. Via. E se mai avrete ancora l'ardire di ritornare con simile mercanzia, vi farò impiccare! Ne abbiamo scampata bella. Mi hanno detto che un mercante voleva vedermi. E dove sei ficcato questo mercante? Devi sapere. Proprio così. Era venuto per congratularsi con te per le tue doti musicali. Sì, ma poiché aveva molta fretta è ripartito subito. Oh, peccato. Voglio dire, peggio per lui, si intende. Gli avrei suonato la mia nuova ballata. L'ho strimpellata ieri sera, te la ricordi? E indovina perché era così melodiosa. Perché allo strumento avevo applicato una sordina. E voi, sire, che cosa ne dite? Oh, sire, siete scivolato. Vi siete fatto male? Ma no. Aspettate, sire, vi aiuto. Lasciami stare. Non ho voglia di alzarmi. Sto benissimo dove mi trovo. Ma sì, non vorrete rimanere lì per terra? E perché no? Io trovo che si sta molto bene per terra. Sicuro, benissimo. E credo anzi che schiaccerò un pisolino. Solfami, vammi a prendere un cuscino reale per la mia reale testa. Corro, signore. Ma no, John, non l'ho detto a te. L'ho detto a Solfami, corpo di Bacco. Io? Ma perché proprio io? È perché io gli... su, sbrigati. Vallo a prendere, Solfami. Finalmente se n'è andato. Presto, aiutami ad alzarmi. Non volete più dormire? No, non dire cretinate. Mica si dorme per terra, no? Però un momento fa dicevate di volerlo fare. Certo, un momento fa era un momento fa, perché c'era Solfami. Guarda un po' su cosa mi ero sdraiato. Un flauto. Sarà senz'altro caduto dal carretto di quel dannato mercante. Bisogna distruggerlo. Dammi, il fuoco in camera mia arde ancora. Approfittiamone. D'altronde è proprio malconcio questo flauto. Hai visto? Ha solo sei fori. Ecco fatto. Ah, che sollievo. Sir, venite a vedere. Qui mi si sta prendendo in giro. John! Al fuoco! Presto, sì! Usciamo! Al fuoco! Fuoco nella camera del re! Fuoco nella stanza del re! Tenete duro, sire! Arriva!
boccale di vino. E che vino? Va meglio, maestà? Sì. A posto, sire, il fuoco è stato spento. Splendido. Yupi! John, guarda cosa ho trovato nelle cenere. Un flauto. Un flauto? Sì, è un flauto. Ma non è un flauto come gli altri. Ha solo 6 fori. Mi piacerebbe sapere chi è quel cretino. Quel vandalo che l'ha gettato nel fuoco. Un così bello strumento. Solfami, dammi quel flauto immediatamente. Siamo fritti. Ma non è quello che io avevo gettato nel fuoco? Sì, è proprio quello. E come mai allora quel flauto non si è bruciato? Non lo so. E perché quel fumo era di color verde? Non saprei, sire. Non lo so neppure io. È una stregoneria. Comincio a crederlo anch'io. Ecco fatto! È proprio bello! Sentiamo un po' il suono! Ehi, è formidabile! Bisogna che lo faccia sentire a tutto il castello! Allora tu versi la cremata, Giannaggio, e poi... Ecco il Siniscalco! Ehi là, messer Siniscalco! Guardi, ho trovato un flauto! Cosa? Oh, veramente? Fermatevi un istante, vi suonerò un'arietta! Sì, ma un'arietta molto breve, perché vedete ho una fretta... D'accordo! Terribile! Dite un po', vi diverte fare il buffone quando suono? Io non capisco, ma non riuscivo a stare fermo. È una stregoneria. Stregoneria? Oh, stregoneria! Uno scherzo stupido, direi, messer Siniscalco. Però... sarebbe meraviglioso se fosse vero. Ecco Madama Barbara, quella smorfiosa. Ora vedremo. Buongiorno Madama Barbara. Buongiorno. Mi hanno detto che amate ballare. Ballare? Puh, non lo farei per nessuna ragione al mondo. Davvero? Ma allora è vero, questo è un flauto magico. Vi rendete conto? Un flauto magico. Basta! Basta! Madama Barbara, voi avete ballato? Sì, sire, ballato. John! Ah! Sta
Scappare, Bondo, scappate! Però come corre per la sua età? Sire, John, il flauto è magico! Tutti si mettono a ballare quando suono! Ascolta, Solfamini, abbiamo abbastanza dei tuoi scherzi! Non mi volete credere, eh? Peggio per voi! Ora vedrete! Basta, basta, Solfamini! Non smettila! Basta! Mi credete adesso? Ma... ammettete che è fantastico, eh? Vi rendete conto cosa riuscirò a fare con questo flauto? Un due, triste, ai! Guardie, presto prendetelo! Io? Ma perché? Che cosa ha fatto? Sire, questo individuo ha turbato l'ordine pubblico! Ha gettato il discredito sul vostro esercito suonando un flauto diabolico! Arrestatelo, io! Ah, io, eh? Bene, venitemi a prendere! Ehi, sire, John, tappatemi le orecchie! Ein, zwei, drei, Polka! Ma che è successo? Sono forse morti? No, rassicuratevi, sire, sono solo svenuti, sembrano esausti. Esausti? Ma se ho suonato solo qualche nota? Sì, ma con un flauto magico. Se ho ben capito, quando si ascolta questo flauto per troppo tempo, ci si addormenta. Esatto, è meraviglioso, no? No, questo strumento è pericoloso. Bisogna distruggerlo, Solfamini. Dammi quel flauto immediatamente! Mille altre cose, oppure gli strumenti musicali. Vi interessano? Ne ho una varietà incomparabile, a dei prezzi, che battono qualsiasi concorrenza. Guardate, ammirate questa tromba, ascoltate la sua sonorità. Non avete niente di più piccolo? Sì, sì, certo! Un flauto! Vedrete, ho proprio qui un flauto che è una... Ma non c'è più! L'ho perso! Un flauto unico! Aveva solo un piccolo difetto, non aveva che 6 fori! Ma ho un bellissimo tamburo e poi una gironda che è la fine del mondo! Ecco tutto! Ah, e così avevate un flauto, eh? Un flauto a 6 fori. Eh sì, ma l'ho perso. Proprio stamattina. Ma dove? Al castello del re. Al castello del re? Sì, ne sono sicuro. Ma guardate questa tromba, questo bellissimo tamburo. E là, oste, fammi sellare il cavallo. Peut-être bien demain, même enfin ce soir, j'aurai mon faveur d'un signe. Faites
Messere Solfami? Sono io! Mi chiamo Manonesta, Matteo Manonesta. Mi è molto piaciuto il vostro canto. Ah, sì? Mi hanno detto che suonate ad arte diversi strumenti. Oh, sì! Ne ho un'intera collezione! Volete vederli? Oh, con piacere! Chi è quel tizio che sta parlando con Solfami? Ah, un viaggiatore. Ci ha chiesto asilo per questa notte. Mi piace poco quell'individuo. E poi ho anche delle nacchere. Io invece violoncello. Quello che amo di più è il flauto. Il flauto? Ah, ne ho uno. Ma non è il solito flauto. Ha solo 6 fori. Davvero? E quando lo si suona, tutti si metteranno a ballare. Via, non scherzate. Sì, invece. Venite con me, è in camera mia. E che ti ha detto il grande Puffo? Che potremo puffarla dalla stanza di Solfami. È quella là. Ci siamo, eccolo. Oh, Puff, l'abbiamo mancato. Puffiamocene via subito. E se volete vi posso cantare la ballata del cavaliere impiccato. È una canzone molto popolare. Eccoci qua, siamo arrivati. Entrate pure, ve lo mostrerò. Eccola qui. E questo flauto farebbe danzare chi lo ascolta? Non posso crederlo. Oh no! Allora ascoltate! Oh, oh no, no, no! Basta, basta, basta! Fermatevi! Oh, 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 oh! Vi prego! Oh, 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 oh. Allora, mi credete adesso? È davvero sorprendente. Voi mi permettete, vero, che lo suoni un poco? Ma mi dovete promettere che smetterete non appena ve lo chiederò. Ve lo prometto.